L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi a Ustica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. A Ustica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Ustica, per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione del 1960 sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte. Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali, la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative. We'll be right back.
Proseguiamo con il prossimo candidato. Scusate, ma anch'io devo raccapezzarmi. Leggerò adesso il prossimo tridente, il dottor professor Marco Anzidei, laureato in scienze geologiche con un PhD in fisica dei sistemi complessi, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sezione Osservatorio Nazionale Terremoti, si occupa di geodesia applicata allo studio delle deformazioni della crosta terrestre in aree sismiche e vulcaniche e variazioni del livello marino nel Mediterraneo attraverso metodi multidisciplinari. Coordinatore dei progetti Save Med Coasts e Save Med Coasts 2, professore, ha insegnato in università italiane e straniere, autore di circa 170 pubblicazioni e di documentari scientifici sul Mediterraneo. Permettetevi di chiamare sul palco il professor Marco Anzidei. Grazie veramente, sono molto emozionato e contento di stare qui. Certo, dopo aver sentito questa meravigliosa presentazione sulle balene, penso che questa mia che seguirà è nulla. La mia ricerca, in particolare negli ultimi 20 anni circa, è stata dedicata molto al mare. Molto al mare, e questo perché il mare copre il 71% circa della superficie terrestre e il mare non è fermo come impariamo a vedere, a parte le mareggiate o eventi eccezionali, ma si muove, oscilla anche di centinaia di metri, cosa che ha fatto negli ultimi centinaia di migliaia di anni. Quindi io cercherò di raccontarvi qualcosa sulle variazioni del livello marino, in particolare nel Mediterraneo, e come abbiamo desunto queste oscillazioni, perché sono importanti da sapere, che cosa ci aspetta nel futuro. Questa è la prossima. Bene, la mia ricerca probabilmente inizia nell'agosto del 76, ero un ragazzino e andavo a pesca in un posto vicino Roma, Torre Astura, con i miei amici. Quello che si vede è il passaggio che è sotto la Torre Astura. Questa è una forse delle rare fotografie di quegli anni, probabilmente con una Invernizzi, nemmeno una Nikonos che arrivò dopo. Questo è il posto, è Torre Astura in una foto di oggi, e quello che si vede, oltre a questa bellissima torre che si affaccia sul Tirreno, in un posto oggi occupato da un poligono di tiro, che io chiamo San Poligono perché ha salvato questo tratto di costa meraviglioso negli ultimi 50 anni dalla speculazione edilizia, e questa che vediamo sott'acqua è una peschiera romana, cioè un posto dove i romani avevano costruito, per le caratteristiche della zona, un impianto per l'allevamento del pesce, e queste vasche sono sommerse. Io nel 1976 mi chiedevo cosa fosse queste strutture, questi muri che si devono sott'acqua. Qualcuno poi mi disse: è un murenario, come venivano normalmente chiamati nel linguaggio comune, e mi chiedevo: ma come facevano a levare il pesce qua se poi è tutto sott'acqua? Pensavo che fosse rotto, fosse cambiato comunque qualcosa. Questa cosa mi ha da sempre un po' incuriosito. E curioso che proprio negli anni 70, quando io andavo lì a nuotare, a pescare, comparve una serie di pubblicazioni molto belle. La prima è Il livello antico del Mar Tirreno, pubblicata da Giulio Schmidt, è un volume molto bello oggi, molto raro da trovare, in cui studiavano con un gruppo di fisici e di geologi e archeologi proprio le variazioni del livello antico del Mar Tirreno attraverso lo studio di siti archeologici. Giulio Schmidt era un pilota
dell'aeronautica militare, che sorvolando le coste italiane vedeva spesso sott'acqua i resti archeologici ed era si era appassionato a questo, tanto da poi fare una serie di pubblicazioni sui porti, sulle peschiere, sulle strutture archeologiche. Da lì poi nel 76, esattamente l'anno in cui io stavo dentro la peschiera, un paio di ricercatori, Caputo e Pieri e Paolo Pirazzoli, pubblicavano degli articoli su Science e sul Journal Geophysical Research, due prestigiose riviste scientifiche, in cui valutavano quanto era aumentato il livello del mare dall'epoca romana, proprio attraverso lo studio di questi siti. Bene, la cosa mi ha talmente colpito che quando ho cominciato a fare il ricercatore ho sempre avuto un po' un'idea di questo studio da fare, e quando c'è stato il momento ho cominciato a intraprenderlo, e parliamo degli anni 2000 grazie a un progetto finanziato dal CNR. E qui sono partite tutta una serie di studi, questi sono alcune frontespizi delle pubblicazioni fatte con tante persone, con il professor Mastronuzzi, con Kurt Lambeck, le università australiane e tanti altri, che hanno portato a degli avanzamenti rilevanti su quello che è successo in 2000 anni nel Mediterraneo. E quindi attraverso lo studio di un numero elevato su circa 150 siti che abbiamo visto in tutto il Mediterraneo, questa è un'indicazione delle aree investigate dove avevamo indizi archeologici o anche geologici sulle variazioni di livello marino, che abbiamo quindi affrontato in maniera sistematica questo studio. Queste sono qualche immagine, lì sono a Monasterace in Calabria con Stefano Mariottini, lo scopritore dei bronzi di Riace, poi a Baia in Campania o a Cesarea Marittima in Israele con il gruppo di Eud Galili, e poi ad Antalya in Turchia, dove non potevamo scendere con le bombole perché c'era vietato dal governo turco. Qui siamo a Panarea durante una crisi esalativa sottomarina, questa è un'isola vulcanica e aveva dato un problema importante anche di sicurezza per gli abitanti, e facemmo delle investigazioni subacquee. Quello è Giorgio Caramanna in alto a sinistra, e a destra è Guido Giordano, professore di Roma 3, in basso a sinistra invece con il professor Mastronuzzi siamo sulle coste pugliesi a studiare i segni degli antichi livelli o dei correnti livelli del mare sulle coste calcaree. Tutto questo per fare cosa? Per ricostruire qual è stata la variazione di livello del mare nel Mediterraneo. Questo grafico che rappresenta quello che è successo negli ultimi 24.000 anni, in basso sono gli anni, il tempo che scorre, zero, non so se c'è un indicatore, zero quello dove siamo ora e lì dove siamo 24.000 anni fa. Quella curva che sale rappresenta di quanto è salito il mare, vedete sulla destra c'è la scala, quindi dai 130 metri circa di 22.000 anni fa siamo saliti piuttosto rapidamente fino a meno 10 metri in meno di 15.000 anni, e poi il livello marino tende a rimanere abbastanza stabile fino ad oggi. È importante quindi che 22.000 anni fa circa era 130 metri più basso di oggi, e questo implica tutta una serie di studi e di considerazioni da fare per il futuro. Le evidenze sommerse, la prima evidenza sommersa è la piattaforma continentale, che è quella a bordo più chiaro che circonda tutti i continenti, ed è proprio sulla piattaforma di continentale che poggia il relitto dell'Andrea Doria, di cui ci ha parlato Andrea Alpini, ed è veramente interessante come queste piattaforme continentali si estendono per molti chilometri al di fuori delle coste di oggi attuali. Nel Mediterraneo, tornando al Mediterraneo, abbiamo tutta una serie di indicatori che ci permettono di studiare variazioni, da quelle geologiche e geomorfologiche a sinistra, come i solchi di battente, terrazzi marini, cioè superfici spianate che possiamo trovare sommerse o emerse a seconda dei movimenti geologici, dei movimenti tettonici che avvengono nel Mediterraneo, che sono anche molto forti, e poi abbiamo delle evidenze archeologiche per gli ultimi
4.000 anni circa, 5.000 anni a volte, che ci permettono di determinare con, a volte con molta precisione, qual è la variazione che è avvenuta. Quindi il Mediterraneo negli ultimi 22.000 anni sale anche velocemente, e questa è un po' una linea del tempo. La prima evidenza è di 22.000 anni fa, della grotta Cosquet, che quando il mare era 130 metri più basso, il clima era freddo, e l'uomo dipinge dei pinguini all'interno di questa grotta, che poi man mano viene sommersa. E a 6.000, intorno agli 8.000 anni fa, abbiamo dei funghi di roccia sommersi, queste che vediamo più avanti. Abbiamo intorno ai 7.500 anni fa, abbiamo dei pozzi per l'acqua che si trovano sommersi oggi lungo la costa israeliana. E ovviamente queste devono essere strutture che erano costruite in terra, che poi sono state allagate dal mare che è salito. Intorno ai 4.000 e 4.500 anni fa abbiamo, nell'età del bronzo, abbiamo delle strutture pertinenti anche a costruzioni che sono sommerse. Arriviamo all'età greca, intorno ai 2.500-3.000 anni fa, in cui troviamo di nuovo delle strutture sommerse come porti, ad esempio. Arriviamo all'epoca romana con le peschiere, quella è la peschiera di Ventotene, nel Tirreno, in cui determiniamo una variazione in 2000 anni di circa 1,22 m. Quindi il mare è salito di 1,22 m. Per arrivare al Medioevo, sulla costa israeliana, dove il porto crociato ci dice che il mare è salito di circa 0,5 m in 1000 anni. E poi arriviamo al dato strumentale di oggi. Dati da satellite, dati da terra, ci dicono che il mare sta salendo attualmente a 3,7 mm all'anno, ma è in accelerazione. Questo, ecco, un'immagine dei funghi di Tavolara, isola bellissima in Sardegna, che nasconde molti tesori geologici. E qui siamo con Egidio Trainito a 24 metri e mezzo di profondità, dove il mare ha lasciato questo resto fossile di questo fungo, in sostanza, e il livello marino ha scavato quella parte che vedete indicata a 24 metri e mezzo. Quindi il mare da quel momento in poi è salito anche piuttosto rapidamente per sommergerlo, conservando però questa morfologia molto particolare. E qui arriviamo ai Romani, questa è la peschiera di Punta della Vipera, ripresa da un drone, siamo vicino Civitavecchia, questi impianti meravigliosi, opere di ingegneria idraulica, incredibilmente hanno continuato a rimanere fino ad oggi, e ci dicono appunto che il mare è salito di 1,20 m circa in 2000 anni. E qui arriviamo anche a Baia, ai Campi Flegrei, oggi molto, di cui si sente molto parlare a causa dei terremoti e del bradisismo, e questa è tutta la città di Baia con Porto Giulio del primo secolo avanti Cristo, che oggi è sommersa e probabilmente ha cominciato ad essere sommersa nel IV secolo dopo Cristo. Qui abbiamo studiato molto, anche grazie al Centro Sud Campi Flegrei, che ci ha assistito durante alcune immersioni, ed è una meraviglia da visitare sotto vari aspetti. Bene, la sintesi del nostro studio del Mediterraneo ci dice che attraverso circa 150 siti archeologici, questo grafico dimostra che rispetto alla riga azzurra, che si vede che è il livello medio mare di oggi, e andando nel tempo da oggi a sinistra fino a circa 5.000 anni fa, se misuriamo la profondità a cui troviamo tutti questi siti, vediamo che sono sempre più profondi man mano che andiamo indietro nel tempo. Il maggior numero di informazioni ce l'abbiamo intorno ai 1.800-2.200 anni fa, e questo ci mostra appunto chiaramente quanto e come è salito il mare, zona per zona, punto per punto. Ci sono due posti molto particolari: il primo in alto fa la Sarnia, che si trova a circa 8 metri sopra il livello del mare di oggi, a causa di un terremoto, il più forte terremoto avvenuto nel Mediterraneo intorno a Magnitudo 8 nel 365 dopo Cristo, che ha sollevato in pochi secondi la crosta terrestre
mettendo asciutto, all'asciutto un porto e delle peschiere. E poi abbiamo un altro posto molto profondo, Lipari. Lipari, di cui vi parlerò più in dettaglio, perché c'è un porto sommerso a Lipari, recentemente scoperto anche casualmente da Sebastiano Tusa, il nostro amico e compianto Sebastiano, in cui a Marina Lunga, casualmente, durante delle opere di ristrutturazione del porto, una benna tira su una base di colonna. Sebastiano era lì vicino e blocca tutto e cominciano gli studi. E attraverso dei rilievi in dettaglio viene sorbonata la zona, si scoprono tutte queste basi di colonne, probabilmente una struttura pertinente a un porticato ed altro. Con Sebastiano avevo in quel momento la possibilità di fare delle investigazioni su un fondo di progetto di protezione civile legato appunto ai rischi nelle isole Eolie, e quindi decidiamo di fare uno studio multidisciplinare per capire perché il porto era andato sommerso. E quindi, attraverso indagini con droni, misurazioni di formazioni del suolo, batimetria ad altissima risoluzione, otteniamo la costa di Lipari come era 2100 anni fa, quando il porto era attivo, e come era oggi. Ecco, questa è la costa di oggi. Quei due riquadri mostrano le due zone che abbiamo investigato, quella all'area del faro più a largo, diciamo, e quella gialla, l'area delle colonne che avete visto prima. E la lunghezza del molo sono circa 140-150 metri e largo circa 40, circa 10.000 metri quadri di superficie, e lo vedete meglio in questa immagine estratta appunto da un rilievo multibeam ad altissima risoluzione. E determiniamo che il livello del mare aumenta di 12,30 metri in questa zona. Per mandare il video, per favore, da lì. Ecco, con questo breve video vi mostro quanto abbiamo fatto a Lipari attraverso una imbarcazione, una piccola imbarcazione LNGV, strumentata con centinaia di migliaia di euro di strumenti, un multibeam ad altissima risoluzione che, mentre navighiamo, ci permette di vedere il fondo e di effettuare i nostri rilievi. Poi facciamo delle osservazioni dirette, grazie anche al subacqueo della Sovrintendenza del Mare, con Roberto La Rocca e i suoi, diciamo, assistenti come Tico Spaggiari ed altri, e cominciamo a vedere questa è la superficie del molo. Ci spostiamo lungo tutta la superficie del molo, questo è un anello d'ormeggio strappato dalle onde che ritroviamo sulla una parte, diciamo, laterale del molo. Questa è appunto la zona delle colonne che vediamo, che abbiamo visto anche prima, ed è interessante appunto notare che tutte queste colonne hanno probabilmente una storia. Abbiamo provato a fare delle datazioni a radiocarbonio per capire quando fossero state sommerse dal mare. Abbiamo fatto dei profili stratigrafici e tutto questo ci dice, confrontandolo con quello che sappiamo dei modelli geofisici dell'aumento del livello marino, che possiamo ritornare alla presentazione, per favore, che il molo probabilmente intorno al IV secolo d.C., anche in questo caso, viene sommerso dal mare e non è più operativo. E forse quelle basi di colonne che abbiamo visto erano state gettate in mare per proteggere, come se fossero degli scogli frangifrutti, e la costa. Non funziona il mouse, non va avanti. Ok, uno sguardo al futuro. Se questo è un po' il quadro del passato e anche del recente passato, cosa possiamo dire del livello marino nel futuro? Sappiamo che è crescente. In questa vignetta vediamo al 2020, 2050, 2100, sappiamo che il mare continua a crescere continuamente. E nei dati scientifici sappiamo che inizia a salire intorno al 1880 con l'inizio dell'era industriale, aumenta tra i 14 e i 17 centimetri nel XX secolo e sta aumentando a 36 centimetri al secolo in questo momento. E
ma è in accelerazione e nel 2100 potrà aumentare fino anche oltre un metro. Questo grafico riassume dal 1700 al 2100 quello che è stato e quello che potrebbe essere l'andamento di livello marino, quindi nell'era preindustriale il livello rimane abbastanza stabile, inizia l'era industriale intorno al 1860, ci sono due guerre mondiali, si brucia molto carbon fossile, inquiniamo molto la nostra atmosfera, la riscaldiamo con le emissioni di CO2, intorno agli anni 2000 iniziano le prime proiezioni climatiche e questo è uno dei primi grafici che viene con le proiezioni di aumento che viene emesso. Oggi nell'ultimo rapporto dell'IPCC, che il panel internazionale sui cambiamenti climatici, ci dice che il riscaldamento terrestre non ha avuto precedenti negli ultimi 2000 anni, quindi stiamo vivendo un periodo caldo recente, e che il periodo multisecolare più caldo in 100.000 anni. Questo significa che c'è un problema che è indotto dall'uomo, che noi stiamo riscaldando troppo la nostra atmosfera. Questo che cosa provoca? Provoca che la Terra si riscalda, i ghiacci fondono e il mare sale. Si stanno perdendo ogni anno dal 1992 150 miliardi di tonnellate di ghiaccio in Antartide, 270 in Groenlandia, e perde il 13% di estensione ogni 10 anni la superficie di ghiaccio in Antartide, e questo implica che il mare sta salendo. E quanto salirebbe alla fine del secolo se la temperatura aumentasse di un grado? 40 centimetri. E quanto salirebbe se la temperatura aumentasse di circa 5 gradi? 110 centimetri. Quello che purtroppo siamo costretti a notare è che nel 2023, quindi appena l'anno passato, la temperatura media terrestre è stata di 1,4 rispetto al periodo preindustriale. Quindi significa che il verde, i 40 centimetri, li abbiamo già superati. E se fondesse tutto il ghiaccio sulla Terra, il livello del mare salirebbe di 7 metri solo per il ghiaccio della Groenlandia, 58 metri se fondesse tutto il ghiaccio antartico, mentre i ghiacciai alpini contribuirebbero in circa 50 centimetri. Ovviamente questo è un estremo, ma è già accaduto, perché noi sappiamo che la Groenlandia ha passato dei periodi anche non troppo lontani in cui una gran parte del ghiaccio era fuso. Questo ha un impatto notevole su tante città costiere di tutto il mondo. New York è stata la prima, il sindaco Giuliani fu il primo a pensare a quelli che erano i rischi connessi all'aumento del livello marino sulle coste di New York, ma oggi sappiamo che tante altre hanno questo rischio e ci sono circa 1 miliardo di persone che sono esposte a questo rischio alla fine del secolo. 1 miliardo di persone è una cifra molto consistente, quindi significa problemi socio-economici che investiranno tutte le coste. Questo è appunto uno degli effetti. Qui siamo alle isole Salomon, dove il mare aumenta molto velocemente perché le isole sono subsidenti, cioè si muovono verso il basso, come Venezia in sostanza. Quindi il mare sale più velocemente e queste sono case che sono state abbandonate a causa dell'aumento di livello marino in una giornata di alta marea. Quindi nel Mediterraneo le proiezioni che abbiamo ricalcolato fino al 2150 ci dicono che quei quadratini rossi ci dicono che gran parte delle coste del Mediterraneo, dove potevamo fare le proiezioni, il mare al 2150 salirà di circa 1,5 metri, e che quei puntini verdi sono le stazioni mareografiche, compresa quella qui di Trieste, di Mandracchio, in cui avremo un aumento di circa 1,30 m, 1,40 m. Questo è l'esempio proprio di Trieste. Nella proiezione più severa di riscaldamento climatico, la 585, in cui nel 2100 avremo fino a 93 cm sulle coste triestine e 67 cm al 2100 al mareografo di Mandracchio, e nel 2150 vedete che il livello aumenta di molto, fino a 156 centimetri. Quindi questi sono dati, numeri che devono essere tesi in considerazione per la gestione territoriale, perché dovremo comunque rispondere, essere resilienti il più possibile
a queste condizioni di variazioni ambientali. Ecco, nel Mediterraneo sono state evidenziate 163 piane costiere, questa è un'analisi territoriale fatta con dei metodi topografici, GIS, diciamo, in cui la superficie a rischio corrisponde a quasi quella della Svizzera, in sostanza. E in Italia è tra le più colpite, avendo noi circa 7.500 km di coste, di cui queste molte sono basse. Vi faccio vedere degli esempi: a Venezia, Fiumicino e Austica. Queste sono delle mappe possibili di allagamento. Vedete la costa di Fiumicino tra Fiumicino e Ostia, quindi vicino Roma, dove c'è anche un aeroporto internazionale subsidente. Quelle zone colorate corrispondono a quelle aree che potrebbero essere allagate, quindi finire sott'acqua anche rapidamente nei prossimi decenni. In alto è Venezia, ma oggi abbiamo il Mose che la protegge, almeno fin tanto che riuscirà a proteggerla. E in basso a destra una piccola isola Ustica, ho messo Ustica perché è lì che nasce il Tridente d'Oro, e questo è quello che potrebbe cambiare nel porto di Ustica. Cosa fare? Qui abbiamo due persone, una a Venezia che guarda interdetto Venezia allagata, l'altra è il professor Mastroluzzi, che stiamo guardando delle zone recentemente allagate, appunto, che circondano delle case, che si trovano in condizioni critiche. Abbattere le emissioni di gas serra, questo è sicuramente la cosa principale da fare, quindi eliminare e tagliare le fonti energetiche fossili. Questi sono tutti temi che vengono discussi nelle varie COP, lo sappiamo benissimo tutti quanti, però purtroppo si stenta un po' a raggiungere questa neutralità carbonica per questioni puramente economiche. Questo è per dire che l'anidride carbonica negli ultimi 800.000 anni non è mai stata alta come oggi. Noi abbiamo 427 parti per milione di concentrazione di gas serra in atmosfera, e tutto il periodo precedente, sono 800.000 anni, non è mai stato così alto, e questo lo sappiamo dagli studi fatti ad esempio in Antartide. Quindi questo implica che è proprio l'attività umana che ha prodotto questa variazione. Quindi quando si sommano gli effetti si poi creano anche problemi di danni dannosi lungo le coste. Ad esempio nel 2023 abbiamo avuto il 44% in più di eventi estremi rispetto al 2022, 27 tempeste con danni, con costi sociali non indifferenti, che ci sono costati circa 166 euro per uno, e quindi dobbiamo rispondere a questo problema quanto più possibile. Per questo, attraverso due progetti europei che ho avuto il piacere e anche l'onere di coordinare, è quello di trasferire la conoscenza scientifica alla società per migliorare la qualità della nostra vita e di quella che del futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Ringrazio infine tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni, dal professor Kurt Lambeck dell'Australian National University, che è anche un cavaliere d'Italia, il professor Mastronuzzi, Sebastiano Tusa, gli archeologi, Alessandra Benini, Michele Stefanile, Flavio Enei e tanti altri, con cui abbiamo avuto il piacere di condividere questa scienza importante dovuta al futuro. E infine devo ringraziare mia moglie, che qui è venuta con me a Baia a vedere le bellezze di Baia sommersa, che esce felice dopo aver visto i mosaici meravigliosi delle ville romane oggi sommerse. Grazie. Chiamo il Presidente Ferraro per leggere le motivazioni e il conferimento. L'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacquee conferisce il Tridente d'Oro
24 dal professor Marco Anzidei per lo studio innovativo delle variazioni del livello del mare, coordinando progetti di ricerca interdisciplinare di archeologia e geomorfologia subacquea dei fondali marini costieri, reso in una ponderosa produzione scientifica. Il dottor Marco Anzidei, ricercatore dell'INGV, tra i più importanti geomorfologi subacquei a livello internazionale, onora la subacquea scientifica italiana. Esperienze di rilievi realizzati con metodologie ad alto contenuto tecnologico e messa a disposizione delle più note scuole universitarie per la formazione dei ricercatori subacquei e per la divulgazione a favore della società. Pronto? Se ne andrà. Eccolo lì. Avete visto nelle diapositive che il professore ci ha mostrato, citato il professor Mastronuzzi, che abbiamo l'onore di avere qua con noi e che pregherei di raggiungerci sul palco. Il professor Mastronuzzi è fra l'altro il presentatore di Marco Anzidei, quindi c'è un legame che siamo lieti di constatare e di celebrare. Grazie.